Ok, oggi approfondiamo un tema sugli arpeggi, facendo un piccolo passo indietro invece sugli arpeggi, non quindi questi arpeggi riferiti ai Major 7, magari, ad arpeggi utili su accordi di questo tipo, per cui magari di questo tipo, che sono chiaramente diversi da questi arpeggi di cui abbiamo parlato già in maniera più che approfondita con determinate persone che sono anche frequentatori magari di scuole come la Civica o come Alessio o altre, per cui che contengono la settima sui delta. O i dominanti o i minori 7 o i semidominanti. In questo caso invece affrontiamo i maggiori 7. C'è un esercizio molto gradevole di Richie Kozan che feci in passato, per cui qui guardiamo più che altro le questioni meccaniche degli 1, 4, 5, D per tornare indietro su F C. Lo vediamo in questo modo. Partiamo e vediamo la diteggiatura. Vedrai appunto, se ci fai caso, che contiene comunque innesti legati, e li ritrovi, ai rivolti di triadi. Perché quando faccio tonica, terza, quinta, tonica, terza, c'è dentro una tonica e una terza, l'innesto di un secondo rivolto, uno stato fondamentale e una prima inversione. Per cui la mettiamo e diciamo. Mettiamo al canto una terza, giusto? Per cui avremo. Trasportiamo sulla quinta, si vede? Spero di sì. Ritorniamo indietro sulla terza. Tonica, quinta, terza, tonica, quinta. E abbiamo ancora la terza. Perdonami, ma tra guardare dove metto le dita sulla, se sono inquadrato bene. Per cui stoppo un attimo il click, poi lo faccio in loop, prima di spostarci magari sul quarto grado successivo, perché ricordati che stiamo operando su un sistema di 1, 4, 5. Questo armonicamente è ciò che alla fine stiamo facendo. Ok, per cui. Noi lo vediamo in questo modo, mettendo il click diventerà così. Guarda la mano destra adesso come sta andando ad operare. Aspetta che faccio uno zoom out, magari così vedi meglio, vedi come lavora la mano destra. Scusami. E riparto verso il basso, per cui aumento un filo, portiamo sempre a sedicesimi. 3, 4. Per cui abbiamo detto tonica, terza, quinta, tonica, terza, quinta, tonica. Vedi che qui la mano va sempre tutta in sweep picking. Perché nel contenuto fondamentale di un arpeggio, anche se non esteso, perché noi l'avremmo potuto fare così, no? Ecco,
quella differenza tra un arpeggio esteso o meno, perché comunque fondamentalmente avremo tonica, terza, quinta, tonica, terza. Tonica, terza, quinta, perdon. Ovviamente l'abbiamo così, no? Tant'è che guarda la mia mano destra, alla fine come si muove? È come se fosse una pennellata, giusto? Come una pennellata alla parete. E allora vedi che finisce sempre pronta a fare questo movimento. Però come fai ad acquisire una tale precisione? Per farlo a click, in questo modo. Ora, abbiamo detto che facciamo quarto grado, per cui lo facciamo in questo modo. Spero si veda bene, eh? Oggi non so se siamo tanto a fuoco, per cui lo spostiamo sul quarto grado. Vedi che il design dell'arpeggio non è assolutamente cambiato. Innestiamo primo e quarto, diciamo. Mettiamolo in loop. Una volta costruito la prima forma, metti insieme la quarta forma. Sì, la quarta forma, ho detto una minchiata, dal quarto grado sempre la prima forma. Poi cosa succede? Facciamo un semitono indietro, partiamo dal quinto grado, che è il G. Non vado oltre perché non avrei spazio. Quella che sarebbe l'estensione del D, perché vedi il second inversion di D major, rifaccio il Fa, finisco con la mano destra in up perché riparto dal Do, di conseguenza l'opera è compiuta. E infatti noi l'abbiamo vista così, quarto grado, quinto grado, comeback sul D, vedi, semitono per F major, closed, e parto dal C. Quindi adesso zoomiamo e mettendo il click facciamo l'esercizio di questo tipo quotidianamente. Possiamo anche aumentare un po' quando abbiamo cominciato a prendere un po' più il time sulla mano. Vedi sempre comunque elasticità nel movimento, eh? Ricordati che questo è un esercizio e fine a se stesso. Da questa cosa noi che cosa apprendiamo? Apprendiamo semplicemente un esercizio, per cui utile all'assimilare di un movimento che è l'uso dell'arpeggio in triadi maggiori, fondamentalmente. Per cui vedi che lo facciamo in questo modo.
lavoro.